Buongiorno amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Prima di cominciare a entrare nell'argomento di oggi, permettetevi di ringraziarvi, il turno infrasettimanale di Serie B mi sta dando infatti tantissime soddisfazioni, sia come visualizzazioni sia come numero di iscritti. Mi diverto tantissimo a fare questo canale e vedere anche i risultati che arrivano dagli iscrizioni mi fa ancora più piacere. Grazie a tutti, vi voglio bene, cresciamo ancora. Intanto parliamo della partita che ho seguito, ovvero la sfida tra la Cittadella e il Como. Finita due pari e una partita che testimonia ancora di più il perché mi sia innamorato totalmente della squadra di Gattuso. Anche in una serata come questa, dove sinceramente non ha offerto una grandissima prestazione, soprattutto per i primi 60 minuti, sia perché, come spesso gli è capitato in questo ultimo periodo, è stata parecchio sfortunata, sia perché in generale era una versione un po' quasi troppo molle rispetto a un avversario, peraltro il Cittadella, che in questa gara ha avuto un torto. È andato avanti 2-0 in apertura di secondo tempo, ha addormentato la partita, non l'ha mai dominata, anche con un Como quando era messo in campo con almeno un paio di giocatori che hanno offerto una prestazione veramente molto scialba. Oggi il Cittadella non è mai riuscito a diventare realmente protagonista e controllare, dominatore della partita, si eccettua l'ottimo Baldini. Per il resto Cittadella si è limitato a un possesso di palla piuttosto sterile, piuttosto lento, e ha lasciato poi la possibilità al Como invece di andare a recuperare la partita e portare a casa quello che a mio avviso è un punto giusto, perché il Como peraltro magari nella partita contro il Monza, dove aveva rimontato 2-0, poi perdendo 3-2 col tiro della domenica di Macina, avrebbe meritato il pareggio e è uscito con 0 punti. Qui magari, per come è andata la partita per 60 minuti, diciamo ci stava la vittoria del Cittadella, ma con quel rush finale penso che il Como abbia assolutamente meritato il pareggio. Come detto, veniamo ai fatti rapidamente. L'inizio della partita sembrava una gara stregata per il Como, perché i primi 3 eventi dell'incontro tutti sono andati in una direzione sola, contro la formazione di Gattuso. Quarto minuto, lancio lungo di Ioannou, bella sponda di Gliozzi, la Gomina entra in area, tiro e la palla colpisce il palo. Sul susseguente calcio d'angolo è Solini davanti al portiere, si impappina e non riesce a trovare l'occasione di segnare. Ioannou era partito in quarta, come spesso gli accapita, giocatore cipriota. Sesto minuto, Ioannou si infortuna in un duello di testa con Dursi, sbatte la faccia contro il corpo di Dursi, esce sangue, si è costretto a uscire. Entra Luvumbu. Luvumbu non giocava dal 21 settembre in campionato con il Como, non giocava in generale dall'11 ottobre con la propria nazionale, l'Angola. La prestazione di Luvumbu è stata disastrosa. L'ingresso di Luvumbu, tra l'altro, ha dimostrato comunque anche la malleabilità di questo Como, che in certi aspetti, fatte le debite proporzioni, naturalmente anche con il valore dei giocatori che crescerà magari nel futuro, ma in questo momento rispetto al modello che ho in mente, il Manchester United di Ferguson. L'ingresso di Luvumbu ha portato a 3 cambiamenti di posizione di giocatori, come una squadra molto duttile. Vignali è finito sulla sinistra, Iovine è venuto sulla destra, Luvumbu ha agito da ala destra. Il Como ha costruito comunque molto poco e il Cittadella ha trovato al 14° il gol del vantaggio, sfruttando un rimpallo in area col quale Baldini ha superato Iovine e ha battuto Facchin. Rete dell'1-0, Cittadella, come detto, non azzanna la partita più di tanto, se si eccettua un Baldini sempre molto vispo, sempre molto vivo, non trova il punto del 2-0 e si va alla pausa sull'1-0 con una partita ancora un po' più in bilico. In apertura di secondo tempo, subito dopo 40 secondi, un secondo gol da parte del Cittadella con un'azione al replay, che anche questo testimonia un po' questa difficoltà della giornata del Como fino a quel momento, perché in questa azione abbiamo Mattioli, a mio avviso un altro dei migliori del Cittadella, che fa un cross centrale, da posizione centrale, Luvumbu si perde completamente il taglio di Branca, che di testa dal limite dell'area batte con un pallonetto Facchin. Punteggio 2-0, Como veramente moscio in quel momento, la partita sembrerebbe incanalarsi. Cittadella però non schiaccia sull'acceleratore, si limita a tenere la partita e lì è bravo Gattuso. Gattuso fa 2 sostituzioni, il minuto è il 63, entrano Gabrielloni, finalmente una chance con una mezz'oretta a disposizione, e al posto di Gliozzi, ed entra soprattutto Arrigoni, che prende il posto di Kabashi. Kabashi, un altro giocatore bellemmo, sostanzialmente da solo ha dovuto sobbarcarsi il centrocampo perché Kabashi totalmente non pervenuto in questa partita. L'ingresso dei due nuovi giocatori sveglia completamente il Como, che trova il
2-1 con un'azione, anche questa da un certo punto di vista un po' estemporanea, c'è un cross dalla tre quarti di Iovine, in questo caso è Adorni che si perde completamente il taglio di Gabrielloni, di testa un gol molto simile a quello di Branca, palla nell'angolino e rete del 2-1. Como che quindi rinvigorisce, rinasce nella cittadella, buoni subentrato Tavernelli, soprattutto anche Vita discreto, ma non ci sono grandissime occasioni. Il Como ha una chance mondiale poco prima del 90esimo, con ancora Gabrielloni bravissimo, tiro respinto da Castrati sulla ribattuta alla gomina da due passi. Castrati respinge ancora come un gatto, una parata veramente hockeyistica con la gamba, come quelle che si fanno col gambale nel campionato di hockey, e la gomina si mangia, però c'è anche un po' di percentuale di gol mangiato da parte di la gomina. Poi c'è una buona chance per il Cittadella, se non sbaglio di Vita, non ho preso nota di chi è stato, e Facchine bravo a mettere in calcio d'angolo. Arriviamo al recupero, è entrato anche Perticone male, fa dei falli, calcio di punizione dalla tre quarti per il Como, mischione in area e Okonkwo fa quello che gli attaccanti non dovrebbero mai fare, cerca di intervenire, colpisce Solini sul campo a Battista coperto, non riesce, non dà il calcio di rigore, subito chiamato all'on-field review e concede il corretto calcio di rigore. Lagumina con grande coraggio, Lagumina voleva tirare già il rigore domenica contro il Parma, quando lo tirò invece sbagliandolo gli Ozzi, e Lagumina in una serata nel quale aveva già preso un palo, mangiato un gol, anche un altro di testa che non vi ho raccontato prima, sempre sul 2-0, un colpo di testa dalla sinistra, sul cross della sinistra con palla uscito di poco, Lagumina con coraggio prende la palla, va a tirare il rigore è centrale, Castrati però si butta dall'altra parte, palla in rete, due pari e come detto un punteggio giusto. Como vivo, un Como sempre gagliardo, sempre combattente, che porta a casa un punto anche da questa trasferta. Cittadella decimo, 22 punti, Como dodicesimo con 21 punti. Pagella di questo incontro, per quanto riguarda Cittadella, portiere Castrati 7, decisivo nel tenere il punteggio in parità. Linea difensiva, bene Mattioli sulla destra, 6 e mezzo, dovrebbe solo spingere un po' di più. I due centrali, Frari e Adorni, troppe mancanze, soprattutto nel finale, 5 e mezzo per entrambi. Donnarumma 6, sulla faccia sinistra un po' meglio. Centrocampo 6 ad Anzi, troppo poco appariscente però nel momento in cui bisognava attaccare di più. 6 ad Urso, 5 a Branca, totalmente antisportivo nel contrasto di Parigini. Parigini è un po' cascato nel tranello di Branca, non mi è piaciuto neanche un po' il comportamento, un punto in meno per il comportamento antisportivo. 6 a Antonucci, 6 a Beretta e 7 all'ottimo Baldini. Male Okonkwo e Perticone, ottimo Tavernelli quando è entrato. Vediamo al Como, 6 e mezzo a Facchin, bella la parata nel finale. 6 a Vignali su entrambe le fasce, 5 e mezzo a Scaglia, stavolta un po' più indeciso. 6 a Solini, qualche incertezza anche per lui, ma è importante andare avanti a procurarsi il rigore. Senza voto Juan, lo sostituito subito. 5 a Luvumbu, che l'ha sostituito veramente male, ma in partita pochi palloni, tanti errori, il ragazzo forse era fuori e ovviamente fuori ritmo, però una brutta partita in questa occasione che ha avuto. Centrocampo 6 a Iovine, stiracchiato proprio per l'assist del 2-1, tanti errori, sicuramente una delle partite meno positive per lui. 5 a Kabashi, evanescente quant'altro mai. 7 a Bellemo, che l'ha sorretto e supportato tenendo il centrocampo vivo, bene a Rigoni quando è entrato. 6 a Parigini, occasione anche questa da titolare, meno ritmo di quando entra, subentra durante la partita. 5 e mezzo agli Ozzi, a parte la sponda per la Gumina, per il resto una partita non con grande continuità. 6 e mezzo alla Gumina, bravo a segnare il rigore dopo una serata difficile. 7 a Gabrielloni e positivo, come dicevamo, l'ingresso di Arrigoni. Arbitro a Battista, voto 6 e mezzo. A Battista mi sarà sempre simpatico, e perché era un arbitro che doveva andare in Serie A e venne fregato da giochi politici che permisero laggiù alla promozione. Comunque era una buona partita, magari poco reattivo in un paio di occasioni, ma 6 e mezzo. Brutto stavolta il duello tra i commentatori, ho visto la partita un tempo per uno, inascoltabile Rimi su DAZN, voto 4, un po' meglio su Goni su Sky, voto 6. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, like se vi piace il video, domenica ci sarà Como Pisa, non vedo l'ora di vederla, e campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti. Ciao a tutti e un bacio da Locks.